got a quick hand. You look around the room, what the hell you is planned? Got a roll of cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy, can't get a phone. Six shooter down. Instead of closet, we're in a box of fun. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And salve a tutti ragazzi, oggi vi parleremo di un oggetto di culto, la Polaroid EE33. Dica 33, medicina 33. E allora, questa è una macchina fotografica istantanea, come potete vedere, è super istantanea. C'è il mirino qui, fai così, e fratelli, il muro fratelli, e scatti. Questa è la rotella per mettere a fuoco, questa di qua, vedete, di qua, mette a fuoco. È stata prodotta dal 76 al 77, invece hanno smesso di produrre la Polaroid, le pellicole, nel 2008. Quindi ragazzi, se avete un oggetto del genere, dovete averlo come da collezione. Quindi faccio vedere come si apre, come si fa. La sto aprendo adesso ragazzi, perché mi spavento di romperla. Quindi si apriva da qui. Ok, l'ho aperto. Allora, ok, ci siamo. E da qui potete vedere qua, scattavi, no? Scattavi, no, al contrario. Scattavi e premendo questo pulsante qua, questo è il pulsante di scatto. Questo era. Esatto ragazzi, questo è il pulsante di scatto. Sì, c'era una rotellina qui, come potete vedere c'era una rotellina qui, premevi e scattavi, invece questo è per chiudere il diaframma. Invece da qui no, questo è per chiudere il diaframma. Questo qui era il bloccaggio del, per non far entrare luce, cioè era per chiuderlo. Poche parole, quindi come potete vedere dal disegnino, eccoci, come potete vedere dal disegnino c'è scritto tutto. Io sono affezionato a questa macchina, sono veramente affezionato, perché era di mio zio che adesso non c'è più. Niente, mi sono affezionato a questa macchina e per me è un onore averla. Che dirvi? Se avete, potete anche imparare da una istantanea, da una macchina fotografica istantanea. Scatti, subito, zacchete, ed è qua il pulsante di scatto, scatti, che ora si è scassato, premevi da qui, scattavi e avevi la foto. Quindi ragazzi, al posto di comprarvi le reflex, compratevi una Polaroid antica, mettete le pellicole, ve le fabbricate. Sto scherzando ovviamente, in commercio se ne trovano, non così, ma se ne trovano di diverse marche, della Kodak, che costano sulla sessantina di euro, qualcosa del genere, poi di altri brand, quindi vi potete divertire. Questa è una macchina che scatti, esce la foto da qui, hai subito la foto e gliela dai al tuo cliente. Se non hai il cliente, fai la foto, sacchete e gliela dai a tuo padre, e gliela dai al tuo cugino, e gliela dai al cugino del cugino, che poi fa i servizi dei cugini, io. Niente. Volevo augurarvi una buona giornata e alle prossime recensioni di queste macchine fotografiche ne vedrete altre. Questa non è una vera e propria recensione, ma è per farvi vedere un articolo da cui ci sono affezionato, perché mio zio me l'ha lasciato.
Quindi, se provate a rubarmela, io vi do botte. Va bene? Allora, alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.